Io voglio vedere Conte che sale in groppa a Padelli, che galoppa in mezzo a tra San Siro, che va avanti e indietro per il campo, sparando bombolette di panna, lì panna montata, che urla, che grida, che sale sulle tribune, si butta giù, va con l'aereo, va con l'elicottero. Io lo voglio vedere questo. Quindi, signori miei, l'Inter, come può vincere questo scudetto? Questa è una frase abbastanza, diciamo, insignificante, che ho detto, ma è una frase relativa alle due partite che possono, diciamo, come si dice, che possono, insomma, che possono permettere all'Inter di vincere lo scudetto anticipatamente. La prima occasione è quella che di questa giornata, della 34ª giornata, che appunto se l'Inter vincerà sabato alle ore 18 contro il Crotone e l'Atalanta perderà contro il Sassuolo, l'Inter ufficialmente con 4 giornate di anticipo campione d'Italia 2020-2021. E adesso ci arriviamo. Ciao e bella a tutti da me, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi non c'è stata la intro pazza perché oggi voglio andare seriamente a puntellare tutti i discorsi perché come l'Inter può vincere questo scudetto ormai lo sappiamo tutti. Diciamocelo in faccia. L'Inter, ce lo pensiamo tutti, lo sappiamo tutti. L'Inter lo scudetto l'ha vinto. Ma per fare i video, per fare cose, tutti si chiedono: ma come può vincerlo questo scudetto l'Inter? Quando può vincerlo questo scudetto l'Inter? E appunto le due occasioni per anticiparlo sono appunto contro il Sassuolo, tra Atalanta e Sassuolo, e contro Crotone, e tra Crotone e Inter, sempre tutte e due in questa giornata, per la 34esima. Quindi in teoria l'Inter potrebbe vincerlo con 4 giornate d'anticipo. Se no, se tutte e due vincono, si rimanda la settimana successiva. Che se l'Inter riuscisse a vincere e anche se l'Atalanta vincesse, l'Inter è comunque campione d'Italia. L'enigma, però, con la partita contro la Roma, appunto, che potrebbe sfruttarla l'Inter, visto che è una Roma stanca dell'Europa League, una Roma che in campionato non gira più ormai dal girone di ritorno. E appunto, ecco, queste sono le due ipotesi per cui l'Inter potrebbe vincere il campionato anticipatamente. Anticipatamente, quindi ovviamente si può vincere la 38esima, l'ultima giornata, però ecco, anticiparlo è ormai una cosa di rito in Italia, soprattutto perché quanto visto dalla Juve. Vabbè, cioè, sarebbe stato molto spettacolare, molto più da infarto vedere squadre che lottano fino alla fine del campionato per poi, diciamo, alla 38esima giornata impazzire di gioia, sbraitare in mezzo al campo la vincitrice, prima e seconda che si accompagnano per tutto il percorso, poi una cade, l'altra fa il passo decisivo e si vince lo scudetto con i tifosi, tutti a sbraitare come i cavalli che sbavano, tutti, sarebbe molto bello, ovviamente non ci sono i tifosi, cioè, e visto che ormai il Milan è distaccato, cioè il Milan, era il Milan, adesso l'Atalanta è distaccata perché il Milan secondo me manco va in Champions per quello che sta succedendo appunto al Milan. E appunto allora sarebbe, io adesso esprimo un punto da interista, secondo me l'Inter non vorrei che andasse l'Inter che vincesse il campionato questa giornata perché va bene vincere col Crotone però. Pensate voi, perché poi comunque se l'Inter vince l'Atalanta perde, l'Inter è in albergo e non si gode la festa tra le telecamere, e quindi sarebbe bellissimo che a San Siro la giornata dopo contro la Roma, contro un big match, in un big match riuscisse a vincere il campionato, appunto. E sarebbe qualcosa di veramente fantastico. Appunto, secondo me, ecco, queste sono le occasioni per cui l'Inter potrebbe riuscire a vincere questo campionato. Non dovevo dire altro, comunque siamo a 5 minuti di video, quindi può andare benissimo così. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Commentate sotto nei commenti, secondo voi l'Inter quando e come vi piacerebbe, se fosse interisti, vedere l'Inter vincere questo scudetto. Detto ciò, e su questa schermata ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!